Vieni qui, vieni. Wow. Forse qua su. È la nostra unica opzione. Quello è l'albero motore principale. Sei pronta? Sei pronta? Sì, sì. Via d'uscita. Vorrei illudere che possa essere in qualche modo, ma non è così. Ma non mi dire. No, no, da questa grata, da questa grata non si casca. Ehi, Brad. Ehi, Brad. Guarda. Guarda. La scala. La scala. Potrebbe fare il caso nostro. Tiriamo a sorte. Tiriamo a sorte. Vado io. Vado io. Ok. Okay. Prego, fai pure.
Sì, certo. Sì. E tu invece? Ci mancava solo questa. Diavolo, diavolo. Tutto ok? Tutto ok? Ci sarà un altro modo. Guardo qui se c'è qualcosa di utile. Thank you.
Stai bene, stai bene. Grazie. Grazie. Sarai annegata. Dobbiamo andare. Dobbiamo andare. È ancora qui, quel maledetto. Maledetto. Cazzo. Andiamo. Siamo al sicuro. Siamo al sicuro. Credo che. Sì, non corriamo rischi. Oh, salve. La situazione sembra aver preso una piega quasi mistica, oserei dire. Chiaro cosa stia accadendo? Come fermarlo? Come salvare le vite dei nostri compagni di disavventure? Andrà bene, spero. I precedenti occupanti della nave non sembra ci siano riusciti. E molti sono morti quella notte. Voglio permettermi un suggerimento. Nessun indizio. Immagino che l'idea sia di venire a capo di tutto con gli indizi trovati. Ma in bocca al lupo. Comincia a essere evidente, non è vero? Che mai nulla e nessuno
è realmente quello che sembra. Spero possa aiutare. Non vedo l'ora di scoprire a quale fine andranno incontro queste anime sventurate e se si possano impedire ulteriori tragedie. Forza, mai desistere. A presto. Restiamo calmi e cerchiamo di usare la testa, va bene? Quello che ho visto. C'erano vecchi soldati, i loro cadaveri. Erano morti, ma poi vivi e... Beh, non mi sembra così strano in questo momento. Alex non era l'unico. Di che stai parlando? C'erano queste cose barcollanti e avevano tutte il viso di Alex. È stato orribile. Giulia, non ti farei del male. Lo sai, vero? No, lo so, ma... Non può essere vero. A una cosa sarei disposto a credere, ma non a tutte queste follie. Non è una coincidenza. Sta succedendo qualcosa. Come distinguiamo ciò che è reale da ciò che non è? Sono impazzita o questa nave è stregata? Stavo per dire lo stesso. Non siamo i primi ad aver avuto strani incontri. Sembra che le guardie fossero spaventate da qualcosa che avevano visto nella stanza. C'era una nota qua. Hanno organizzato turni di guardia per stabilire se le lesioni avessero un fondamento, sai? Ma non è servito. Che cosa sarà successo? Non ne ho idea. Ho visto che il giornale era del 47. Questo posto mi dà la morte. È strano, sporco, puzza. E non... Difficile stabilire cos'è reale. Avete trovato tracce dell'oro? Se qui ci fosse l'oro, l'avremmo già trovato. Ok, resta comunque un mistero. Beh, ne sappiamo più di prima. È meglio di niente. Stiamo perdendo tempo. Decidiamo cosa fare e facciamo. Andiamocene. Ci serve la carotta dello spinterogeno. O la Duke non parte. Un attimo. Deve esserci una radio. Possiamo trovarla e usarla. Bella idea, ma funzionerà ancora? Serve un modo per arrivarci. Andiamocene la prossima. Ma non mi dico. Credo che siamo, a dirla tutta, completamente fregati. So che sembra assurdo, ma forse hanno abbattuto loro il relitto che abbiamo esplorato. Bene. Sarebbero utili se non fossero bucate. Come si sale? Come si sale? Non
Troppo no. Troppo no. Terrò gli occhi aperti. Trasportare un carico pericoloso, pare. Ehi, ehi, mi serve una mano qui. Credo che possiamo salire da qui. Dammi una mano. Ti aiuto io. Questa parte. Ho trovato un passaggio.
disturbata la radio? No, ci sarà un radio sulla nave. Cioè, deve esserci. Non sono esattamente certo che sopravvivremo a questo tempo. Qualcosa non torna. Tracciare questa rotta per arrivare a San Francisco da Pazzi. Sembra volessero nascondere il loro arrivo. Come giocare a nascondino in mezzo all'oceano. Erano fuori rotta e il cielo era coperto. Non capivano la loro posizione. Essere morto nel mezzo della comunicazione. Sembra disperato. Guardate. No, non ci posso credere. Questo affare funziona. La radio non sono cambiata niente in 70. Se c'è corrente, ci provo. Funziona. È una nave una banda mista. Chiediamogli. Ehi, pronto! C'è nessuno! Mi sentite?
Cazzo, si sente, si sente. Se ci sentite, se ci sentite, siamo su una siamo nave, su una mercantile, e le nostre coordinate sono 12 gradi stretta di trisut, 150 gradi e 20 minuti ovest. Vi prego, venite subito, ci serve aiuto. Siamo su un mercantile abbandonato, grande e vecchio. Pronto? 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 C'è qualcuno, c'è qualcuno lì? Rispondete! Rispondete! Portare da qualche parte. Forse sì. Forse riesce a riattivare la corrente. Dobbiamo far funzionare quella rana. Qualcuno deve restare qui in caso arrivi un messaggio. Vado io, naturalmente. Ce la posso fare. Ora tocca a me. Fratellino, che c'è? Direi che ti meriti una promozione. Ti va, fratello? Di che parli? Hai difeso la porta. Ti sei schierato in prima. Bella costellato di metallo. Non quando arriva una mitragliata. Sono fiero di te. Sul serio. Sul serio. Non male, vero? Non male, vero? Ehi. Ehi. Quindi? Quindi? Come senti? Te la senti? Io credo. Io credo. Vengo anch'io. Vengo anch'io. Cosa? Cosa? Giulia, no. Giulia, no. Non puoi proteggermi. Non puoi proteggermi. Posso cavarmi. Posso cavarmi. Fidati. Fidati. Ehi, ehi. Ehi, ehi. Se Giulia se dice Giulia che dice se la caverà. Se la caverà. Se la caverà. Se la caverà. E questo è quanto. E questo è quanto. Ok, Giulia. Ok, Giulia. Insieme. Insieme. Stiamo bene. Stiamo bene. Adesso che si fa? Dobbiamo trovare il generatore. Se riusciamo a farlo partire, alimenterà la radio. Ok, aspettiamo qui alla radio. Ehi, ehi. Essere molto inferiori della prima.
Specie. Specie. Dieci giorni. Dieci giorni. Wow. Deve aver scatenato un vero e proprio problema. Pare che un certo gioco sia in infermeria. Mi piacerebbe, sai, goderne. Ma di che stai parlando? Beh, in altre circostanze. Questa nave è stata l'esperienza più fantastica di sempre. No, non mi conosco, proprio. Non vedevi l'ora di esplorare un po'. Forse era figlio di vieni qui a vedere. Guarda, qua giù. La sala macchina. Ottimo posto per un genitore. Qui la scala è rotta. Dovrei riuscire a... Aspetta! Tutto bene? Sì, è... A posto. Vieni giù! Questa nave trasportava l'oro della Manciuria, che in realtà pare fosse una sorta di arma allucinogena sviluppata in Cina nella Seconda Guerra Mondiale e, essendo estremamente instabile, deve aver saturato la nave e se fosse ancora a distanza di 70 anni e stesse avendo effetto su di noi, dandoci allucinazioni paranoiche. Nessuno degli orrori che abbiamo visto, eh? Avevano le allucinazioni. Sappiamo che erano spaventati. Per gli ufficiali erano soldati paurosi, in cerca di una scusa per saltare il turno. Non è una nave plasma, è un'arma biochimica. Non potrebbe avere a che fare con l'aereo dell'immersione. Quindi era un aereo di salvataggio. Era qui per una richiesta di soccorso inviata da questa nave, d'accordo. Ma la nebbia doveva aver già fatto i suoi danni e per qualche motivo hanno sparato all'aereo. Insomma, chissà cosa avevano in testa, cosa pensavano di vedere. Oddio. D'accordo, su, andiamo. Sai cosa mi manca? Vestiti asciutti? Asciutti? Sì.
Ehi, ehi, l'ho trovato! Grazie al cielo! E funziona! Sì, è proprio lui. Aziona l'interruttore e torniamo su. Ok, torniamo di sopra. Ci sarà una. Siamo in linea. Mi sentite? Basso. Chiarite, qual è il problema, Basso? Aiutateci, ora! C'è qualcosa di pericoloso su questa nave. Basso. Una missione di soccorso sta per raggiungervi, Basso. Oh, forza, funziona! Guarda un po' qui. La nave era proprio ancorata. Che sapesse. Che ne pensi? Non mi piace. Qualcuno si è accanito su quel cadavere troppo di recente. Beh, ora il responsabile starà mutilando cadaveri molto lontano da qui. Perdiamo solo tempo, andiamo. Guarda qui! Il ribrite! I pescatori l'avranno preso dalla tuta. Per te funziona ancora? C'è l'ultima frazione di carica, un paio di minuti. Lo portiamo con noi, è pesante.
ci rallenterebbe. Sei impazzito? Della nave allagata, ci farà comodo. Inutile nascondersi, brutte merde. Perché volete tenere tutto l'oro per voi, eh? Ce n'è abbastanza anche per me, più che abbastanza. Siamo compagni d'avventura, no? State cercando di tagliarmi fuori? Non potete tenervi l'oro? Allora vi lasciamo. Certo, queste porte sono fatte per resistere a tutto. Ok, ok, non vi muovete e che nessuno si azzardi a cambiare. Giratevi. Già, lentamente. Non avrete molta scelta. O voci in capitolo. Ah! Ancora! Sta di nuovo cambiando tutto! Che cosa sta cambiando? Indietro! Scappate dalla nebbia! Cosa? Di quale nebbia parli? Non respirate! Non respirate la nebbia!
Non si può respirare. Che cosa fa? Viva! Fa resuscitare cose che non dovrebbero essere vive. E qui dentro è entrata con noi adesso. Per favore, ora calmati. Basta! Basta! È in uno di noi, vero? Metti giù la pistola, ora! Mi dai ordini? Perché mi dici cosa fare? Avete respirato la nebbia! È finita! Posso sentirlo? Ok, va bene. Senti, c'era qualcosa di strano prima. Sembrava nebbia o foschia, forse. Lo sapevo! Te l'ho detto! L'hai respirata? No! Senti, non è così. Abbiamo trattenuto tutti il fiato. Ah, davvero? Sarete esperti di immersioni, ma non pensate di fregarmi. Siamo stati qui per delle ore. Avete sempre trattenuto il respiro? Lo state trattenendo ora? Oddio! È in me! Ho la nebbia dentro, vero? È dentro di me! La sento vorticare dentro di me! Mi sta cambiando! Dall'interno! No, no! Non la vedo! Va tutto bene, non c'è nebbia! No! Sono tutte bugie! Vedete dentro di me, vero? Volete fregarmi? La nebbia è qui dentro! Sta divorando! Aspetta! No, metti giù! Sta alla nave. Perché? Controllo sul ponte. Forse lì c'è qualcosa di utile. Non ci metto molto. Resta alla nave. Mister Muscolo con la calotta dello Speed Roger. Dobbiamo inseguirlo.